Ciao a tutti, siamo Leo, vieni, siamo qua che facciamo vedere come ha potato questo mio amico che ha potato le olive. Adesso è il periodo di potare le olive e vi faccio vedere praticamente come sono state potate. In pratica il nocciolo della questione è questo, in pratica questo signore più o meno quasi tutti gli anni lui riesce a raccogliere le olive perché è una posizione favorevole, però c'è un'altra cosa, che se volete raccogliere le olive dovete, io vi voglio far vedere la potatura che è sotto e la potatura che è sopra. In pratica bisogna lasciare dei rami sopra, sulla pianta. Se noi andiamo a, come dico io, a togliere le doppie punte, si riesce a fare, se no non raccogliamo niente. E adesso poi vi farò vedere il video, e iscrivetevi al canale se vi interessa la materia, lasciate un like, e vabbè, tutte queste cose qua. Vi faccio vedere la potatura e vi faccio vedere le piante come sono rimaste sopra e dopo il video. E va bene, un saluto a tutti e buona visione. Ciao ciao! Adesso, come potete vedere, guardate i rami che sono stati potati sotto. In pratica non c'è non è stata fatta una grande potatura. Adesso andiamo dentro e vediamo. In pratica è stato tolto il minimo, diciamo, che un altro che ha voglia di potare sale ancora sopra e pota, però se noi andiamo a potare cosa succede? Che poi dopo non raccogliamo più frutto, perché basta le olive, basta rieggiarle, vedete? Adesso vi faccio vedere questi qua in alto. Guardate questi qua come sono. In pratica sembra che non sono stati potati. È proprio questo la tecnica. Potare e togliere il minimo. Per potare bisogna togliere il minimo. Leo, ci sei? Te ne vai a spasso? Guardate che piante, è uno spettacolo vedere queste piante, ma lo spettacolo più bello è vederle poi quando le piante faranno il frutto. Queste sono da spettacolo, e un altro si metterebbe lì a potarle, e invece no, perché le piante, adesso vi faccio vedere dall'interno, che non necessita una potatura drastica, tutte le piante. Se noi andiamo a potare troppo succede che la pianta non fa frutto, e se vogliamo raccogliere dobbiamo usare questa tecnica qua, vedete qua sopra, cioè dall'interno si vede, cioè l'aria passa nelle piante, tra i rami. Guardate, qui c'è ancora un'oliva, guardate che roba. Qui abbiamo ancora un'oliva. Adesso ve la faccio vedere dall'altra parte. Vedete l'oliva? Anche qua. Qua sotto ci sono delle altre olive. Guardate che spettacolo. E questa è una signora pianta tenuta veramente bene, cioè tanto di cappello a chi l'ha fatta, cioè è da essere proprio artisti. Ci stai Leo? Fai un saluto? Dai, saluta un po', fai bau bau. Sì, ciao ciao!